Siamo in compagnia di mister Gianluca Grassadoni alla vigilia del match di domenica contro il Bari. Buongiorno mister. Buongiorno. Le domande della stampa. Marco Iusco del quotidiano di Bari le chiede: soltanto due stagioni fa Mirko Antenucci fece male al suo Catanzaro con un Eurogol. Teme di rivedere quella voglia nel numero 7 biancorosso? E qual è la ricetta per fermare una squadra che fino a qui è stata letale nei secondi tempi per 3 volte su 4? Ma è chiaro che Antenucci è un giocatore indiscutibile, ma non c'è solo Antenucci, insomma. Il Bari è una squadra importante, sono ripartiti con un nuovo progetto, c'è un nuovo allenatore, ma è una squadra completa in tutte le parti, è chiaramente una squadra da tenere in grandissima considerazione. Noi siamo la Pagarese, andiamo a Bari con grandissima umiltà, ma con la consapevolezza che abbiamo messo un'altra settimana di lavoro dentro e quindi ce ne andremo a giocare sicuramente a viso aperto. Gianmarco Amato di Sport Campania: mister, domenica rientrerà Sussi dalla squalifica, è possibile che ritorni in campo dal primo minuto o si affiderà nuovamente agli 11 iniziali della sfida contro il Taranto? Ma abbiamo ancora due giorni di allenamento e chiaramente fino alla fine avremo tutti sulla corda, come è giusto che sia. Siamo ancora in una fase di conoscenza e quindi, a seconda anche di come giocheremo, cercheremo di mettere in campo i giocatori più idonei per l'inizio gara e per la partita in corso. Carmine Dorino di Media Press: mister, la sfida coi Galletti, al di là dei ricordi della fantastica annata 76-77, è la sfida tra bomber Diop, Castaldo e Piovaccari contro Antenucci, Mignani e Simeri. Chi è il più temibile tra questi tre? E poi sarà possibile rivedere il modulo adottato nel primo tempo col Taranto? Ma sono tutti giocatori importanti, quindi sono tutti giocatori da tenere in grandissima considerazione. Chiaramente mi tengo stretti i miei, aggiungo anche altri due ragazzi che sono Guadagni e Iannone, che stanno crescendo giorno dopo giorno. E quindi, ripeto, è una sfida che noi ci andremo a giocare con grande determinazione, ma ripeto, soprattutto con grande umiltà. Nino Ruggiero, il quotidiano del Sud: mister, pensa che dalla partita di domenica contro una delle più serie candidate alla vittoria finale sarà possibile anche definire il ruolo che la Paganese potrà sostenere in questo campionato? Ma come ho detto sempre da quando sono arrivato, il nostro ruolo oggi non è decifrabile, nel senso che siamo un cantiere aperto e ci stiamo conoscendo giorno dopo giorno. Purtroppo non abbiamo la possibilità di lavorare bene, magari con una sosta, perché la prima sosta ci sarà il 22 dicembre, e quindi si lavora tanto, si cerca di conoscersi sempre di più in maniera reciproca, ed è chiaro che queste due partite con questi 6 punti ci danno maggiore spinta per lavorare ancora con maggiore entusiasmo. Gerardo De Prisco della città: mister, la sua Paganese è reduce da 2 vittorie in altrettante gare. Nell'avvicinamento ad una sfida complicata come quella di domenica, crede che possiate trarre vantaggio da questa situazione? Ma oggi è presto, è chiaro, ripeto, che ci sono squadre talmente importanti in questo girone. Parlo chiaramente di Blasone, che oggi potrebbe sembrare una sfida improponibile. Noi invece, ripeto, stiamo lavorando per diventare una squadra attrezzata, una squadra che possa dar fastidio, quindi ci mettiamo dentro tutto quello che abbiamo, ma abbiamo, ripeto, grande margine di crescita. Sta a noi metterci in discussione sempre di più giorno dopo giorno e crescere quanto più in fretta possibile. Salvatore Campitiello della Gazzetta dello Sport: mister, erano anni che a Pagani non si avvertiva l'entusiasmo degli sportivi verso la squadra. Quale sarà l'impegno dei suoi ragazzi per portare a casa contro il Bari un risultato positivo? Ma come sempre, domenica dopo domenica, noi dobbiamo cercare di fare prestazione e poi risultato. L'impegno, ripeto, sarà massimale. Andiamo a giocare in uno stadio importante contro una squadra importante, ma ci teniamo a far bene, ci teniamo a crescere, ci teniamo ad aumentare quella che è la nostra autostima, quello che è il nostro livello fisico e tecnico e tattico, e alla fine tireremo le somme. Ma ripeto, la Paganese andrà a Bari per giocarsi la partita fino in fondo, portando grande rispetto al Bari, ma
crescendo soprattutto in autostima, che è importante per noi. Grazie, mister. Grazie a voi.